La mattina del 20 maggio io ricordo che mio marito era molto stanco, più del solito, e nel salutarlo percepii nei suoi occhi la voglia di restare. Non so esattamente quanto tempo sia passato dal momento in cui lui uscì di casa, erano circa le 8:20, forse un'ora. Ero ancora in pigiama. Ricordo che mi stavo prendendo cura delle piante e sentii un gran rumore, un rombo di un motore. Mi affacciai alla finestra e vidi un elicottero fermo proprio all'altezza della mia finestra. Guardando in basso, vidi che la strada era stata bloccata da ambedue i lati, macchine della polizia e una gran folla sotto. Io ricordo che c'era una vicina di casa affacciata e io chiesi che cosa stesse succedendo e la vicina mi disse che aveva visto portare via un uomo e che molto probabilmente c'era stato un omicidio. Io nel vedere quello spiegamento di forze dissi che forse non era un semplice omicidio, ma che probabilmente si trattava di un attentato. Certo non pensavo che potesse riguardare mio marito, ma da lì a pochi istanti sentii suonare il citofono e la voce tremante del mio portiere che mi disse esattamente queste parole: "Signora, stanno cercando di lei, c'è la polizia, stanno chiedendo di suo marito." Immediatamente capii. Giovedì 20 maggio del 99 alle 8:30 circa in via Salaria a Roma viene ucciso Massimo D'Antona, 51 anni, giurista, docente universitario. Un omicidio apparentemente inspiegabile, inatteso e imprevedibile. Massimo D'Antona insegna diritto del lavoro a Roma ed è soprattutto consulente del ministro del lavoro Antonio Bassolino. Nessuno avrebbe mai immaginato che questo professore, mite, sconosciuto ai più, potesse essere vittima di un omicidio. Entrarono e già sulla porta mi sentii chiedere: "Signora, che lavoro faceva suo marito?" A me sembrò molto strana quella domanda perché volevo sapere prima che cosa era successo. Mi dissero che mio marito era ferito. Di lì a poco, sulla macchina della polizia, raggiungemmo l'ospedale e lì il silenzio del medico alle mie domande fu la risposta. Poi finalmente mi fu concesso di vedere mio marito. Era avvolto in un lenzuolo. Vidi soltanto il suo volto tumefatto, perché evidentemente nel cadere aveva sbattuto contro il muro, contro il marciapiede. Io avrei voluto vedere le sue ferite, ma non ebbi il coraggio di scoprirlo e ho con me quell'immagine, quel viso, quel lenzuolo. Percorse poche decine di metri, è stato raggiunto dai colpi sparati dai killer, sembra due giovanissimi, poi fuggiti in motorino. A quell'ora i negozi erano ancora chiusi, ma ci sarebbero due testimoni che gli inquirenti stanno interrogando. Io mi trovavo in macchina, stavo andando in ufficio, mi chiamò il capo della squadra mobile che era già arrivato sul posto, feci un'inversione di marcia, tornai indietro, una deviazione e arrivai sul posto anche io. Ricevetti una telefonata del capo della polizia, che era il prefetto Masone. Mi precipitai al policlinico. Purtroppo quando arrivai la fine era già arrivata. Io ero partito quella mattina da Roma per andare a Bruxelles e mi raggiunsero telefonicamente, ero appena atterrato e rimasi molto sorpreso perché non avevo avuto sensazioni,
come invece mi era capitato in altre circostanze lontane. Mi ricordo solo che la prima cosa che feci, oltre ad abbracciare Olga D'Antona, fu di richiamare il capo della polizia e di chiedergli di mettere immediatamente sotto scorta alcuni dei principali consiglieri del governo che erano assolutamente privi di alcuna protezione. Mi telefonarono la mattina, mi ricordo, per dirmi hanno ucciso Massimo. Per me fu un colpo terribile, perché lo stimavo e lo amavo molto, molto, molto. Mi chiedevo da che parte potesse venire quell'aggressione, perché io non avevo idea. Sgomento sì, e il senso di perdita era il sentimento prevalente, non c'era spazio per altro. In me c'era l'idea soltanto che Massimo non c'era più. Sgomento, incredulità, il dolore di una giovane moglie, di sua figlia, ma soprattutto la mancanza di un movente. Perché è stato ucciso Massimo D'Antona? E chi è stato ad ucciderlo? Da subito gli inquirenti scartano la tesi del diritto passionale. Sono aperte tutte le piste per la polizia e la magistratura. Non resta che mettersi al lavoro sugli indizi e sulle testimonianze. Le due cose che ci ha detto, della possibilità di muoverci con una certa maggior concretezza, diciamo così, furono la individuazione dei due furgoni che erano stati utilizzati per l'omicidio. Uno era stato messo per cercare di impedire ai negozianti che si trovavano sull'altra parte della strada di via Salaria la vista, e un altro invece probabilmente aveva dato ospitalità all'assassino, perché avevamo notato che aveva i vetri oscurati, verniciati con della vernice, e poi c'era un occhiolino, quindi evidentemente era servito per vedere arrivare la persona, poi scendere e ucciderlo. Furono naturalmente presi, trattati con il caso di dire con i guanti, esaminati dalla polizia scientifica, in uno furono trovate delle impronte, ce n'erano anche delle cicche di sigaretta. In particolar modo un capello, un reperto biologico da cui era possibile estrarre un profilo DNA di una persona di sesso femminile. Sapevano bene qual era l'itinerario fisso che il professor D'Antona faceva, per cui si appostarono, diciamo così, il giorno o la notte precedente, e nel furgone rimasero soltanto quelli che avrebbero dovuto eseguire l'operazione omicida, mentre coloro che l'avevano portato, tutto l'equipaggio, diciamo così, si allontanò durante la notte, chiaramente. Nel tempo ho saputo che in realtà questi due furgoni erano sotto la nostra casa da parecchi giorni. So che ci tenevano sotto controllo, che osservavano i nostri movimenti. Che potesse esserci stato un attacco con un certo spiegamento di forze, l'avevamo capito anche dalle escursioni dei testimoni che erano stati rintracciati sul posto. Due di essi ci dettero delle indicazioni relative a queste due persone che venivano indicate come un uomo e una donna. Capimmo dopo che la donna aveva usato una parrucca, che correvano a piedi avendo girato l'angolo della via Salaria sulla quale avevano avuto l'omicidio per raggiungere un motorino sul quale poi se ne andarono. Questi due testimoni proprio quindi li incrociarono, li videro di fronte, ci dettero questa descrizione che in quel momento naturalmente non poteva servire a nulla, perché noi andavamo a 360 gradi, come si dice in questi casi. I testimoni erano molti, forse moltissimi. Il problema è che tanti riferivano delle circostanze che poi non si sono rivelate di utilità per le indagini, perché c'è stato un fuggi-fuggi. Altri invece che ci hanno dato indicazioni importanti, ad esempio di una donna che era posizionata a un angolo di una strada. Io ricordo che era una signora, fece questa dichiarazione e ci disse che era girata, non guardava la scena del delitto, non guardava gli spari come poteva essere naturale, ma guardava dall'altra parte e aveva dei movimenti che sembrava quasi che assecondassero il rumore degli spari. Non saprò mai se mio marito avesse sentore, se abbia mai subito qualche minaccia, perché mio marito era una persona di tale riservatezza
e con un tale senso del pudore che non lo avrebbe detto. Lo vedevo negli ultimi giorni più stanco, più fragile forse. Ho percepito, sia io che la sua segretaria, percepimmo che lui guardava il telefono nel cellulare, quando squillava lo guardava con sospetto e una particolare stanchezza e preoccupazione, questo negli ultimissimi giorni. Però più di questo non lo saprò mai. Un'inquietudine appena accennata, qualche timore tenuto per sé, una vita apparentemente normale, che però è già nel mirino degli assassini. Massimo D'Antona, del resto, era un uomo schivo, che non appariva in pubblico, cresciuto tra l'università e il sindacato. Se questo omicidio è un rebus, per tentare di scioglierlo, allora bisogna partire proprio da lui, dalla vittima. Chi è, insomma, Massimo D'Antona? Massimo era un intellettuale, ma soprattutto era un lavoratore, tenace, infaticabile. Attraverso la consultazione delle parti sociali, lui cercava soluzioni possibili, concrete, realizzabili, tenendo conto di tutta la complessità sociale del nostro paese. Per questo lo hanno ucciso. Era una persona di temperamento mite, molto mansueto, però sapeva essere duro, intransigente, e sapeva quindi lottare. Era un lottatore, era un bel combattente. Lui era stimatissimo, molto ascoltato. Cioè, nelle riunioni ci sono delle cose elementari, no? Capisci quanto conta chi sta parlando da quanto stanno zitti gli altri. E quando parlava lui lo stavano a sentire tutti. E una cosa di cui lui era particolarmente orgoglioso era la legge sulla rappresentanza, che vide migliaia di lavoratori poi, no, partecipare alle elezioni delle rappresentanze sindacali. Naturalmente non piaceva ad alcune frange estremistiche di destra e di sinistra che erano rappresentate da organizzazioni sindacali assai poco rappresentative, ma molto, molto impegnate nelle attività di agitazione. Massimo era un uomo di sinistra. Ora sono categorie che hanno assunto un valore diverso, indubbiamente, ma noi veniamo da una generazione in cui le separazioni erano più nette. Però D'Antona era, come me, profondamente convinto che la modernizzazione dello Stato e delle amministrazioni pubbliche non è terreno di scontro politico. Una buona riforma dell'amministrazione non è né di destra né di sinistra, è solo buona. Mio marito era certamente una persona molto creativa. Metteva gran parte della sua creatività nel lavoro che svolgeva, anche se può sembrare, no, difficile da capire, anche in una materia come del diritto del lavoro la creatività è importante, ma soprattutto era la sua chitarra. Amava molto cantare e lo sapeva fare bene. Certe volte un piccolo gruppo di quelli che lavoravano sulla riforma e l'ammodernamento delle nostre istituzioni, della nostra amministrazione, aveva preso l'abitudine di riunirsi ogni tanto in una casa di campagna. Massimo D'Antona portava la chitarra e così si passavano anche delle serate molto, molto piacevoli in cui emergevano i lati umani eccezionali del carattere di Massimo D'Antona. Un uomo di sinistra che aveva lavorato per un sindacato di sinistra come la CGIL, che al momento della sua morte era consulente del primo governo guidato da un ex comunista, il governo D'Alema. Un tecnico, insomma, un mediatore, un uomo serissimo sul lavoro, ma ironico e affettuoso nel privato. 6 ore dopo il suo omicidio, alle 14:30, arriva intanto la rivendicazione. È una sigla che viene da lontano e che ha seminato la sua strada di morti. Alcuni, come Ezio Tarantelli, Roberto Ruffilli, con una storia molto simile a quella di Massimo D'Antona. A sparare in via Salaria sono state le Nuove Brigate Rosse.
La nostra organizzazione ha individuato il ruolo politico-operativo svolto da Massimo D'Antona. Ne ha identificato la centralità e in riferimento al legame tra nodi centrali dello scontro e rapporti di forza e politici generali tra le classi, ha rilanciato l'offensiva combattente. Se si legge la delirante rivendicazione delle Brigate Rosse, due cose fondamentalmente si imputavano a Massimo D'Antona per il lavoro che aveva fatto nella riforma dell'amministrazione. La prima è proprio la legge sulla rappresentanza sindacale. La seconda era l'affermazione che una riforma che puntava sulla aziendalizzazione delle amministrazioni avvicinava il settore pubblico al settore privato. Era per così dire una riforma che le Brigate Rosse consideravano di destra. Mentre erano chiare quali erano le ragioni che venivano addotte, soprattutto qual era la logica e l'obiettivo che si erano dati, era abbastanza sorprendente il ritorno in campo di una violenza omicida senza sostanziale preavviso. No, lui era totalmente distantissimo da pensare di essere nel mirino, assolutamente. Guardi, l'ultima volta, questo è noto, l'ultima volta che le Brigate Rosse si erano fatte vive fu nel 1988 per uccidere Roberto Ruffilli, mio caro amico e collega, in questa facoltà. Roberto Ruffilli, 51 anni, senatore democristiano vicino a De Mita, viene ucciso con un colpo di pistola alla testa. Con un comunicato alla redazione bolognese di Repubblica, le Brigate Rosse rivendicano l'attentato. Abbiamo giustiziato, dicono, il senatore Ruffilli, attacco al cuore dello Stato. Dunque, attraverso Ruffilli e il commento unanime dell'epoca, le Brigate Rosse vogliono colpire Ciriaco De Mita, allora Presidente del Consiglio. Dall'88 al 99 erano passati 11 anni. La guardia era stata abbassata. Gli stessi, credo, servizi segreti non avevano la percezione del pericolo, ma neanche lui era sereno e radioso. Indubbiamente l'attentato ad Antona colse di sorpresa coloro che si dovevano occupare della sicurezza pubblica e anche noi magistrati. Naturalmente col senno di poi è possibile individuare una serie di fatti che si scoprirà poi essere riconducibili invece proprio a questo filone di riemersione delle vecchie Brigate Rosse con una nuova strutturazione e con un nuovo e diverso approccio. L'elemento di continuità va ricercato forse, dicono gli investigatori, con il fallito attentato del 92 alla sede della Confindustria a Roma, quello del 94 con una bomba contro il NATO Defense College e quello del 96, un ordigno esploso davanti al muro di cinta del Ministero della Difesa Aeronautica. E poi ancora in questi ultimi mesi le azioni contro le sedi DDS della base di Aviano sono state firmate dai nuclei territoriali antiimperialisti, Brigate Comuniste Combattenti e poi ancora Partito Comunista Combattente. Ora, nella riflessione del dopo, mi sono resa conto che in realtà le Brigate Rosse, o comunque le vogliamo chiamare, queste bande avversive, manifestavano, davano segni della loro presenza, seppure sotto sigle diverse. Io mi domando come mai le istituzioni preposte a fare prevenzione e monitoraggio non avessero previsto che c'era questo pericolo imminente. Perché il pericolo è stato sottovalutato? O meglio, era prevedibile che un tecnico come D'Antona fosse nel mirino dei nuovi terroristi? E in che cosa questo nuovo terrorismo è uguale o diverso da quello degli anni 70 e 80? Per i magistrati che indagano sul delitto D'Antona è come un ritorno al passato. Bisogna ricominciare a studiare le formazioni estremiste, i piccoli attentati che si sono verificati negli anni, i terroristi in carcere e i loro contatti. Apparvero interessanti da subito, direi, due aspetti. Innanzitutto quello relativo ai brigatisti detenuti e poi a coloro che erano latitanti o perché inseguiti da misure cautelari o perché si erano sottratti all'esecuzione della pena.
Venne immaginato un legame con i terroristi esclusi nelle carceri anche perché le indagini puntarono anche ad illuminare l'universo carcerario del terrorismo, soprattutto per quanto concerne gli irriducibili, per vedere quale tipo di collegamento potesse essersi stabilito con l'esterno. Ci fu anche da questo punto la, chiamiamola così, dichiarazione di solidarietà degli cosiddetti irriducibili del carcere di Trani. Capimmo che il tutto era stato anche, diciamo così, avallato da coloro che erano detenuti come brigate rosse della antemarcia. Avevamo notato che in questo volantino era più volte citata una formazione, i Nuclei Comunisti Combattenti, che avevano agito negli anni precedenti. Nel 1995 erano stati arrestati due che venivano, guarda caso, da Firenze. Uno si chiamava Matteini, uno si chiamava Fuccini. Per un controllo fatto dai carabinieri vengono arrestati, avevano delle armi. Subito dopo l'arresto di queste persone c'era una donna legata a uno di questi due elementi dei Nuclei Comunisti Combattenti, che all'epoca si erano dichiarati prigionieri politici, che era scomparsa dalla scena, si era resa irreperibile, anche se non c'era nessun provvedimento a suo carico. Questa donna era Nadia Desdemona Lioce. Scompare nel senso proprio letterale del termine, tipo fu Mattia Pascal. Senza nessuna ragione al mondo, si accerta anche che vicino a loro, nello stesso periodo di detenzione, era stato detenuto anche Mario Galesi, che aveva fatto una rapina in precedenza. Rilevammo le stesse identiche modalità operative per la quale nel 95 erano stati arrestati due appartenenti ai Nuclei Comunisti Combattenti, che erano Matteini e Fuccini, e avevano utilizzato le stesse modalità, lo stesso tipo di armamento, lo stesso modo di avvicinarsi all'obiettivo, addirittura gli stessi keyway, elemento che poi avevamo ritrovato anche nell'omicidio d'Antona. Mettiamo anche in relazione quindi la inopinata scomparsa, che a quel punto diventa latitanza nel senso tecnico, di Galesi, che dovendo fare solo 3 mesi ancora neanche di carcere preferisce scomparire, addossando a se stesso anche il diritto di evasione. E allora questo puzzle comincia a avere delle forme più marcate rispetto a quelle non molto definite che aveva in un primo momento. Due nomi, due strane latitanze. Pochi giorni dopo l'omicidio d'Antona, gli inquirenti sono già sulle tracce di Mario Galesi e Nadia Desdemona Lioce. Sono in cima alla lista dei sospettati, ma di loro non c'è traccia. E su di loro, del resto, non ci sono nemmeno prove, solo supposizioni. Le indagini, infatti, sembrano prendere un'altra strada. Il 16 maggio del 2000, il primo colpo di scena. La polizia arresta il presunto autore della telefonata di rivendicazione delle Brigate Rosse. Il suo nome, Alessandro Geri. Erano in 4 gli uomini della Digos, tecnici dell'Enel, hanno detto, quando questa mattina alle 7 hanno fatto irruzione nell'appartamento di Alessandro Geri, 27 anni, in questo stabile di Via del Portonaccio. Era insieme alla sua fidanzata Elisena. L'arresto di Geri avvenne quando stava per decorrere l'anniversario dell'omicidio d'Antona. I momenti investigativi sostanzialmente possono riassumersi in questo. Viene individuata la cabina telefonica dalla quale parte la rivendicazione. Viene evidenziato dalle indagini come da quella cabina sia partita un'altra telefonata diretta ad un ben precisato indirizzo, si ricostruisce da chi fosse stata fatta la telefonata e conseguentemente si arriva all'individuazione di una persona, un minorenne, che aveva telefonato ai genitori o ai nonni. Venne fuori nel corso delle attività investigative una nuova possibilità di indagine tecnica che prima non era mai stata sperimentata, vale a dire la possibilità di ricostruire il traffico, ovvero le chiamate che erano state fatte da una scheda telefonica prepagata per cabine pubbliche. Attraverso il collegamento tra la durata e l'ora precisa delle telefonate, che si sapevano per essere state le telefonate registrate
in arrivo e l'addebito del costo che avveniva sulla scheda telefonica, si è potuto arrivare ad una, agli addebiti che venivano fatti su di una particolare scheda. Una volta individuata la scheda, attraverso gli addebiti si è riusciti ad individuare le altre chiamate che quella scheda aveva effettuato. E attraverso questa possibilità siamo riusciti a recuperare e a rinvenire la scheda telefonica che le Brigate Rosse avevano utilizzato da una cabina pubblica del quartiere di Monteverde per dire al messaggero: guardate, andate a recuperare il volantino della rivendicazione. Una nuova tecnica di indagine dunque viene in soccorso agli inquirenti. Attraverso una scheda telefonica infatti è possibile risalire a quali numeri sono stati chiamati. Gli investigatori sanno da quale cabina è partita la telefonata, sanno quali altre telefonate sono state addebitate a quella scheda telefonica e possono perciò cominciare a indagare sulla rete di relazioni del presunto telefonista. Ma sanno pure che da quella cabina, oltre alle telefonate di rivendicazione delle BR, è partita anche la telefonata di un ragazzino a un parente. I magistrati, insomma, hanno per le mani un testimone oculare. Il ragazzo ci descrisse appunto un individuo che, tra le altre cose, aveva colpito la sua attenzione. Lui aspettò fuori a questa cabina che questo signore dentro facesse questa telefonata. Aveva una salopette sporca di vernice. Geri in quel periodo stava aiutando un suo amico a ridipingere casa. Questa fu una circostanza assolutamente casuale, come capimmo dopo, ma che ci dette la, diciamo così, fondata convinzione che il famoso telefonista fosse appunto Geri. A quel punto evidentemente si poneva un problema, ed il problema era: individuato questo personaggio, riconosciuto, mi sembra, fotograficamente dal minore, era opportuno intervenire immediatamente arrestandolo, o piuttosto non sarebbe stato più utile e conveniente evitare qualsiasi movimento potesse mettere in allarme l'ambiente? Le cose cambiano nel momento in cui un giornale pubblica la notizia che un ragazzo minorenne ha visto il telefonista. Allora a questo punto le priorità cautelari cominciano a cambiare. Qui non è più il problema di prevenire un reato, qual che sia, di terrorismo o una fuga, è impedire che il testimone corra dei rischi. Di qui l'esigenza di arrestare Geri. È incredulo il padre di Alessandro Geri, quasi smarrito. Ho parlato al telefono due minuti fa. Ecco, cosa vi siete detto? Mi ha detto: dice papà, dice, sono in sottointerrogatorio, mi portano in prigione. Ciao. Frequentava questo centro sociale a Casalbertone, collaborando anche a un'altra cooperativa per i cibi biologici. Non un centro di duri, non aveva precedenti penali. Sono pugnalato due volte in questo momento, non so che dirlo. Lui è sbiancato, si è sentito male. Si è sentito veramente male, perché mi ricordo disse: ma che mi stai dicendo? Mi ricordo, dice, mi stai dicendo che io vado in carcere per una dichiarazione di un bambino? Però lì sembrava così. Io ho detto sì, dice, ma non è possibile, io non faccio male nemmeno a un animale, ma come si può pensare che io ho ucciso qualcuno? Non so cosa sia successo dopo, so soltanto che in sede di riconoscimento il minore disse: è lui, ma potrebbe anche essere un altro. Il bambino non ha mai identificato Sandro Geri. Al bambino hanno fatto vedere una serie di fotografie di persone che sospettavano, e il bambino, attraverso queste fotografie, di ogni fotografia ha detto che la persona che ricordava aveva un particolare di quelle fotografie. Di Sandro Geri disse: la persona che ho visto ha i stessi capelli di questo ragazzo. Il 27 maggio del 2000, dopo 11 giorni di carcere, di cui 3 in isolamento senza cibo per lo sciopero delle guardie penitenziarie, Alessandro Geri viene scarcerato.
con il delitto d'Antona non c'entra assolutamente niente e infatti il suo nome uscirà rapidamente dall'inchiesta. A questo punto l'indagine sull'omicidio d'Antona sembra dover ripartire da zero. Uno dei testimoni oculari torna a farsi avanti. In una fotografia pubblicata su un giornale dice di riconoscere la donna che faceva parte del comando a Via Salaria. Sotto la lente degli investigatori adesso finisce un gruppo antagonista di estrema sinistra, Iniziativa Comunista. Si difendono Raffaele Palermo e Rita Casillo o tacciono come Barbara Battista, i primi tre presunti fiancheggiatori delle Brigate Rosse, arrestati dai carabinieri del ROS. Sono accusati di associazione sovversiva insieme con altre cinque persone. L'alibi della Casillo non regge. D'Antona fu assassinato alle 8 del mattino. Le visite della Casillo iniziarono alle 9 in via Tiburtina, a poco più di 5 minuti di motorino. Così Rita Casillo non esce dall'indagine e dalla procura fanno sapere che anche Roberto e Sabina Natali, gli altri due esponenti di Iniziativa Comunista, trovano posto nel registro degli indagati per banda armata nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Massimo D'Antona. La vicenda di Iniziativa Comunista è in parte diversa, perché pur essendovi delle ricognizioni di persone, dei riconoscimenti fotografici, uno dei quali è addirittura avvenuto, diciamo, su di una fotografia apparsa sul giornale di un test che poi venne a riferirlo, la procura non ha mai ritenuto che vi fossero elementi sufficienti per ritenere un coinvolgimento nell'ambito dell'attentato d'Antona. Siamo alla cronaca, ennesimo colpo di scena nell'inchiesta per l'omicidio d'Antona. Il testimone che aveva raccontato di aver visto Rita Casillo accanto al killer non l'ha riconosciuta nel confronto all'americana. Per cui a un certo punto fu stralciata addirittura, proprio nel senso fisico del termine, fu stralciata l'indagine di Iniziativa Comunista dal fascicolo, chiamiamolo così, delle indagini relative all'omicidio d'Antona e nuove Brigate Rosse, e fu seguita a parte e poi successivamente archiviata. Vabbè. In buona fede? Sì. Penso in perfetta buona fede, ma tutti quelli venivano indagati, anche messi in l'elenco, poi anche sospettati e arrestati successivamente, anche quelli si sono dimostrati estranei. Quindi era un'indagine tutta sbagliata. Io mi dispiace doverlo dire, io penso che è stata la casualità a portare sulla pista giusta. Un'indagine tutta sbagliata che porta solo in un vicolo cieco. Anche Iniziativa Comunista e i suoi appartenenti, a cominciare da Rita Casillo, non c'entrano assolutamente niente con l'omicidio di Massimo D'Antona. Dopo quasi 3 anni le indagini sono al punto di partenza. Poi il 19 marzo del 2002 una nuova tragedia. Le nuove Brigate Rosse tornano a uccidere. Buonasera, benvenuti alla TG1. Dunque torna l'incubo terrorismo sul nostro paese. Questa sera è stato ucciso in pieno centro a Bologna l'economista Marco Biagi, che era consulente del ministro del lavoro Roberto Maroni. È stato ucciso mentre tornava a casa in bicicletta. Secondo me c'era un filo delirante che legava gli omicidi di Ruffilli. Il tema del quale si occupava Ruffilli erano la riforma delle istituzioni. Poi Tarantelli, che si occupa della riforma del sistema contrattuale, dei meccanismi redistributivi. D'Antona si occupa di regolare la rappresentanza e il diritto di sciopero e Biagi di regolare il mercato del lavoro. Sono tutte attività diverse tra di loro, che però hanno questo filo che le unisce. Sono attività di confine nei rapporti tra i governi e le parti sociali oppure nei rapporti tra le parti sociali. Ma la notizia della morte, dell'uccisione di Marco Biagi fu un colpo duro, perché davvero speravo che non succedesse mai più. Perché se fu una disattenzione grave non proteggere una persona che svolgeva un ruolo importante come quello che stava svolgendo mio marito, togliere la scorta a Marco Biagi,
che svolgeva esattamente gli stessi compiti. Si accingeva a fare la riforma del lavoro, così come Massimo D'Antona. Oltretutto Marco Biagi ha chiesto di essere protetto, era un uomo che sapeva di essere in pericolo, quindi fu una vera colpevolezza. È inammissibile, inaccettabile quello che è avvenuto. Devo dire, ecco, in quella circostanza veramente provai quella rabbia che non ho provato per la morte di mio marito. Indubbiamente c'erano segnali forti di rischio, cioè il fatto che Biagi fosse stato oggetto di attacchi a Pordenone, fosse stato oggetto di mail che gli venivano spedite all'interno dell'università, il fatto che Biagi avesse bussato a tutte le porte per rappresentare la situazione di rischio alla quale era esposto senza che venisse presa la cosa in alcuna considerazione, mi porta a ritenere dall'esterno, però questa è mia opinione, che indubbiamente non si avessero le idee granché chiare. La prima cosa che mi venne in mente è cercare di capire se quell'omicidio era collegabile al nostro, chiamiamolo così, omicidio. Io chiamai il maggiore Garofano per dirgli, vedete se i proiettili che sono stati reperiti, verranno reperiti sul cadavere del professor Biagi, siano identici a quelli che sono stati reperiti sul cadavere di Massimo D'Antona. E si trovò che la pistola era la stessa. Noi non abbiamo mai pensato che il rischio che tornassero sulla scena potesse essere cessato, ma c'è sempre stato l'impegno massimo affinché venissero assicurati alla giustizia i colpevoli. Solo arrestando i colpevoli noi ritenevamo potesse cessare il rischio. Il fatto che successivamente, appena 6 mesi dopo, si arrivasse a quell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Galesi e Lioce induce a riflettere sulle dinamiche investigative che si vennero a determinare a seguito della morte di Biagi e quindi alla ricostruzione di una rete che fino a quel momento indubbiamente presentava dei buchi piuttosto larghi di conoscenza. Marco Biagi aveva chiesto ripetutamente la scorta, ma gli era stata negata. Aveva avuto minacce e prove inequivocabili che i terroristi lo seguivano. Sapevano i suoi spostamenti e le sue abitudini. A questo punto i magistrati sanno che a uccidere Marco Biagi è la stessa arma che ha ucciso Massimo D'Antona. Ma i magistrati, a loro manca ancora un tassello, il tassello fondamentale. Chi è stato a premere il grilletto? Chi faceva parte del comando che ha eseguito i 2 omicidi? Perché le indagini abbiano finalmente una svolta ci vuole ancora un anno, ma purtroppo ci vuole ancora un'altra vittima. È una tragedia che si consuma in una domenica di fine inverno, il 3 marzo del 2003. La sera prima eravamo usciti con il suo amico carabiniere che da circa un anno lui accudiva perché aveva avuto una malattia alla spina, quindi era costretto in carrozzina, e con altri 2 amici eravamo andati a mangiare una pizza. Eravamo rientrati in casa verso la mezzanotte e poi io mi ricordo che sono andata a letto e ho lasciato a lui in cucina. E quindi diciamo che ci siamo detti la buonanotte e io sono andata a letto per prima. Lui quel giorno non doveva essere di turno proprio perché doveva accompagnare il martedì successivo il suo amico Roberto in piscina per la riabilitazione, quindi aveva fatto uno scambio di turno con un collega. Questa mattina, intorno alle 8.30, il sovrintendente della Polfer, Emanuele Petri, passa fra i sedili per un normale controllo e dà un'occhiata ai passeggeri. Si fermano gli agenti e chiedono i documenti a 2 giovani, una coppia come tante altre. Ma c'è un'altra coppia nel vagone. Eravamo io, mia moglie e poi 3 poliziotti. Abbiamo solo girato lo sguardo quando abbiamo sentito alzare la voce e abbiamo visto questa con la pistola puntata sulla testa del poliziotto. Poi dopo loro hanno provato a dirgli di abbassare l'arma e a un certo punto abbiamo sentito sparare. Non mi preoccupavo del fatto che Emanuele faceva il poliziotto, anche perché
Di certo avete visto dalle fotografie che Emanuele era grande, grosso. Quindi io, per me, Emanuele era un po', non diciamo invulnerabile, però pensavo proprio che non gli potesse succedere niente. Quindi è arrivato, quella mattina è arrivata come un fulmine a ciel sereno quello che poi è capitato. Ci sarebbe stata una colluttazione. Il giovane ha sparato uccidendo uno dei poliziotti, Emanuele Petri, 48 anni, e ferendo l'altro, Bruno Fortunato. Nello scompartimento è accorso un terzo agente che ha sparato, ferendo l'aggressore, e ha bloccato la donna che era con lui. Nell'indagine è coinvolta anche la Digos, perché il tipo di reazione della coppia fermata sul treno potrebbe far pensare a terroristi. E ho cercato subito mio figlio e ci siamo recati a Castiglion Fiorentino, perché tutti mi dicevano che era successo qualcosa nel treno a Castiglion Fiorentino. Però io più andavo avanti, più strada percorrevo e più capivo che io Emanuele non l'avrei rivisto vivo, anche perché diciamo che nel frattempo qualcuno mi telefonava, parlavano di un conflitto a fuoco, parlavano di Brigate Rosse. Io, per me era tutto inverosimile, quindi poi quando abbiamo imboccato la strada dell'obitorio ho capito che Emanuele era morto. E la disperazione del padre di Emanuele Petri. Il corpo senza vita del figlio è appena arrivato dalla stazione di Castiglion Fiorentino. Si aggrappa al carro funebre l'uomo, urla tutta la sua rabbia. Vicino a lui amici, i colleghi del figlio. Desdemona Lioce e Mario Galesi, i loro nomi sotto la sigla delle nuove Brigate Rosse, ricercati per banda armata e associazione sovversiva, catturati sull'interregionale 2304 Roma-Firenze dopo una tragica sparatoria. Ad Arezzo sono arrivati i funzionari dell'antiterrorismo, i magistrati di Firenze, gli inquirenti che indagano sugli omicidi D'Antona e Biagi. In realtà la svolta delle indagini ci fu dopo l'assassinio di Emanuele Petri e fu ferito l'altro agente di polizia ferroviario che si chiama Bruno Fortunato. Io ci tengo sempre a ricordare questi nomi perché in realtà sono quegli eroi quotidiani di cui a volte noi dimentichiamo il valore. Diciamo che da un lato io sono molto orgogliosa per lui perché lui credeva in quello che faceva. Aveva scelto di fare il poliziotto più di 30 anni prima, quindi da ragazzo è entrato volontario nella polizia. Prima di lui c'era suo padre, quindi diciamo che la polizia l'aveva un po' nel sangue. Però diciamo che da moglie non mi ripaga di niente, perché sono 6 anni che la mia vita è cambiata e nulla potrà essere come prima. Una nuova tragedia, un nuovo dolore, e però il sacrificio dell'agente Petri porta alla svolta decisiva per l'inchiesta sugli omicidi D'Antona e Biagi. L'arresto di Nadia Desdemona Lioce non solo mette fine a una latitanza durata anni, ma consente agli investigatori di mettere le mani su indizi, prove, reperti. Gli inquirenti finalmente possono ricostruire una mappa dettagliata delle nuove Brigate Rosse, dei loro appartenenti e delle loro azioni. La svolta nelle indagini non venne tanto dagli elementi trovati sulla scena del delitto e dalle dichiarazioni testimoniali. Questi elementi furono utili dopo per confermare le ipotesi accusatorie, che invece fu possibile finalmente formulare in maniera definitiva a causa dell'assassinio di Petri. Primo, abbiamo avuto la conferma che le due persone su cui avevamo investigativamente puntato, tant'è che erano ricercate per appartenenza alle Brigate Rosse, erano effettivamente delle Brigate Rosse. Ma poi soprattutto avevamo tra le mani vario materiale che loro avevano con sé al momento della cattura. Computer palmari, un mazzo di chiavi, altri effetti personali, e abbiamo iniziato subito a cercare quasi porta a porta con questo mazzo di chiavi dove potessero abitare, dove poteva esserci il loro covo. Ma la svolta c'è stata con i computer palmari. Chi abbia avuto la ventura di leggere il contenuto dei palmari sequestrati indubbiamente non solo si ritrova davanti ad un organigramma,
ma ha anche la possibilità di apprezzare le modalità operative, in quanto queste venivano programmate e trascritte nella loro programmazione in maniera quasi maniacale. Venivano date sinanco indicazioni su come evitare di lasciare impronte digitali, sul tipo di cerotti da utilizzare per coprire praticamente il polpastrello prima di indossare il guanto, cioè tutta una serie di modalità operative che venivano puntualmente descritte quasi come promemoria delle operazioni stesse. Abbiamo potuto constatare, ed è stato un momento forte dell'indagine anche da un punto di vista emotivo, che la mattina, in corrispondenza con l'orario in cui il professor D'Antona usciva da casa, qualcuno con una cabina pubblica telefonava a questo cellulare. Poco dopo, seguendo l'itinerario del professore che andava al luogo di lavoro, un'altra persona telefonava sempre con questo cellulare e ci risultò evidente il sistema con cui avevano preparato l'agguato al professor D'Antona. Abbiamo avuto subito una certezza, perché tra le persone che avevano utilizzato queste schede per chiamare i cellulari di organizzazione e preparare l'agguato al professor D'Antona era stata identificata una donna, Laura Proietti. Abbiamo pedinato questa donna e raccogliemmo una cicca che lei aveva lasciato cadere. La polizia scientifica ha estrapolato il DNA e si è accorto che era lei la donna che si trovava all'interno del furgone che era stato utilizzato per l'omicidio del professor D'Antona. Lì abbiamo individuato i brigatisti e poi sono stati arrestati. Laura Proietti, Roberto Morandi, Cinzia Banelli, Marco Mezzasalma, Diana Blefari Melazzi e poi ancora altri. Per le nuove Brigate Rosse un colpo mortale. Per Olga D'Antona, per i familiari delle vittime, è invece il tempo di guardare in faccia gli assassini. È il tempo dei processi al nuovo terrorismo. Per me è stato importante vedere la faccia di queste persone in carne ed ossa, perché quando non si conosce il nemico, l'aggressore, ci sono i fantasmi. E invece conoscere la verità per chi ha subito una perdita è importante, in qualche modo aiuta a trovare la quiete. Sono andata al processo proprio per vedere la Lioce. Mi ero ripromessa di guardarla in faccia, proprio per sentire proprio anche dalla sua bocca quello che lei diceva, perché, ecco, la domanda più grande per me era perché. E diciamo che per un certo periodo di udienze non ho avuto il coraggio di guardarla, anche perché loro nei loro proclami sono così folli che io non ho capito niente di quello che volevano. Poi però c'è stata in un'udienza una cosa che mi ha lasciato veramente sconvolta, che queste sono state le parole sue, ha detto che le Brigate Rosse non vanno certo in giro la domenica mattina ad uccidere un poliziotto della ferroviaria. E per loro quella mattina è stato un piccolo modesto episodio. Questa è una frase che non dimenticherò mai. Ho, diciamo così, incrociato la Lioce e agli altri detenuti nell'aula bunker. E confesso che nel vedere queste persone chiusi nelle gabbie, io non riuscivo a non vedere l'umanità che c'era dietro.
E mi colpiva soprattutto vedere i più giovani e pensare quanto devastante fosse stato anche per loro quello che noi, il crimine che avevano compiuto, quanto anche la loro vita fosse ormai devastata per sempre. E anche se loro negavano l'umanità della persona uccisa, io non riuscivo a negare la loro umanità lì dietro e non riuscivo a non pensare quanto questo loro delirio non avesse prodotto nulla di positivo, quel positivo che loro potevano immaginare, l'inutilità, l'assurdità. È la banalità del male, le domande senza risposta sul perché del terrorismo, degli omicidi che hanno insanguinato il nostro paese in nome della lotta armata. È la storia di Massimo D'Antona, di Marco Biagi, di Emanuele Petri e di tanti altri eroi come noi, persone semplici, anonime, che spesso lavorano per il bene comune, ma che il grande pubblico conosce solo quando vengono uccise. E a noi allora resta il monito del loro sacrificio e l'insegnamento che ci lascia la loro esperienza. E allora qual è l'insegnamento che ha lasciato D'Antona? Non aver paura del nuovo, non aver paura del cambiamento, però c'è un passato alle spalle che non può essere dimenticato. Beh, Massimo era molto persuaso che le radici contassero almeno quanto conta l'esigenza di andare avanti, di cambiare e riformare il paese. È un lavoro, quello che ha fatto D'Antona, di straordinaria attualità. Quello che si farà successivamente, nell'uno come nell'altro campo, quello della rappresentanza come quello dell'esercizio di un diritto fondamentale come quello di sciopero, non potranno prescindere dal lavoro che ha fatto lui. Spesso queste persone, con la loro competenza e la loro autorevolezza, sono molto più importanti dei ministri, dei sottosegretari, dei presidenti di commissioni parlamentari di cui si parla sui giornali, ma che non sono i veri propulsori delle riforme e dello sviluppo. Ci siamo conosciuti che Massimo non aveva ancora la patente, aveva 17 anni. Da ragazzi le nostre vacanze le passavamo viaggiando in motocicletta con una canadese legata dietro, insomma, quindi in modo molto, molto spartano. Al mare, in montagna, i nostri viaggi. Sì, era bello stare insieme. Per l'omicidio di Massimo D'Antona, con sentenze divenute definitive, sono stati condannati Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi, Marco Mezzasalma alla pena dell'ergastolo, Cinzia Banelli, Diana Blefari Melazzi, Simone Boccaccini, Paolo Broccatelli, Bruno Di Giovannangelo, Laura Proietti, Federica Saraceni, a pene comprese tra 5 e 21 anni di reclusione. Il 14 aprile 2009, a Cinzia Banelli, iscritta nel programma di protezione dei pentiti, sono stati concessi gli arresti domiciliari.